Abbiamo voluto tirare le somme anche per quanto riguarda il turismo sul Golfo di Policastro, quindi sulla costa nord, e noi ne vogliamo parlare con Maria Stella Gambardella, patrona e sommelier del ristorante Taverna Rovita di Maratea. Buongiorno Maria Stella. Buongiorno a voi tutti. Grazie per questa possibilità. Grazie a te per essere intervenuta nel corso di Terra e Fuoco questa mattina. E allora, raccontiamo un po' agli ascoltatori cos'è stato questo weekend, ma soprattutto questo giugno 2020. Allora, questo fine settimana è stato davvero una grande meraviglia, è stato l'inizio proprio della stagione estiva per quanto riguarda il mio punto di vista. Ci sono state tante presenze, tanti abitué, ma anche tante nuove persone che hanno avuto voglia di venire a Maratea e conoscere la bellezza della nostra cittadina. Per quanto riguarda giugno, noi abbiamo riaperto a metà mese. Purtroppo manca il turismo di stranieri, ma questa è una situazione comune a tutte le località turistiche, alle città italiane, ma speriamo di recuperare con la presenza di italiani che sembrano comunque essere pronti a voler tornare a Maratea e a voler andare in vacanza durante l'estate. Facendo un confronto con il giugno 2019, cosa possiamo dire? Allora, per quanto riguarda i fine settimana, io noto che l'afflusso è più o meno lo stesso. Purtroppo quello che manca, ripeto, sono gli stranieri che di solito riempivano la piazza o le spiagge durante la settimana, ma ciò non toglie che saranno a farlo, e già lo stanno facendo, tanti italiani, anche comunque delle regioni vicine e anche dalle regioni del nord si vede qualcuno. L'estate 2020 ora come la vedete? La vedete un po' più rosea? Rispetto a mesi fa abbiamo riaperto, quindi c'è più entusiasmo, c'è più ottimismo. Ci affidiamo sicuramente alla valutazione dei dati reali, che sono quelli che vedono Maratea comunque una località turistica meravigliosa, priva di casi di Covid fino ad oggi, e allo stesso tempo ci affidiamo alla responsabilità di tutti noi, che ci deve vedere sempre impegnati e attenti al rispetto delle regole, proprio per rispettare la comunità e garantire un'estate sicura a chi sceglierà la nostra cittadina. Programmi per l'estate 2020? Ci sono eventi già in programma a Maratea? Credo di sì, perché il lavoro del comune, della Prologo, comunque è iniziato già durante i mesi invernali. Hanno sicuramente una programmazione che sono convinta avranno rivisto tenendo conto della situazione e che caratterizzerà sempre la nostra bellissima estate. Bene, quindi possiamo essere positivi anche per quest'estate 2020. Positivi, ottimisti, sarà un'estate diversa, ma sempre ricca di emozioni, di bellezza.